Ciao amici, stavo ascoltando un po' di musica, anzi riascoltiamo assieme. Ciao, ciao a tutti, come va? Stiamo lavorando, sì, abbiamo concluso la giornata proprio adesso e allora ho acceso un po' di musica perché volevo vedere, insomma, volevo descrivere a tutti voi che cosa stiamo combinando qui al DIPE, cioè il Dipartimento per la Programmazione Economica. Un sacco di cose, sì, un sacco di cose sono i Guns N' Roses, sì, Paradise City, perché insomma sono, quando avevo i capelli ero metallaro, sì, ascoltavo anche qualcosa di un po' più duro rispetto ai Guns. Comunque, e questo vi fa notare, anche segnala anche la mia età, però detto questo, che cosa stiamo combinando qui al DIPE, Dipartimento per la Programmazione Economica? Sono le 20 e 16 minuti, abbiamo concluso questa intensa giornata di lavoro, c'è stata un'occasione molto interessante, un dibattito, un convegno pubblico con protagonista chiaramente il nostro Matteo Salvini qui a Roma, i nostri ministri, quindi c'è Calderoli, Alessandra Locatelli, bravissima ministro per la disabilità, il Giuseppe Valditara, il ministro della scuola, chiaramente non poteva mancare Giancarlo Giorgetti e il nostro Matteo Salvini. Come vi dicevo, un convegno a sostegno della Lega, di quanto sta facendo la Lega al governo anche per la regione del Lazio, chiaramente a sostegno del nostro candidato presidente Rocca. Dall'altra parte ci sono le elezioni regionali anche in Regione Lombardia, una cosa che vi segnalo e vi chiedo veramente di, a vostra volta, di segnalare ai vostri amici, parenti, l'edicolante, il cugino, il barista, che il 12 e 13 febbraio si va a votare in Regione Lombardia e in Regione del Lazio. Chiaramente in Lombardia per Attilio Fontana, in Lazio per il nostro Rocca, e sosteniamo evidentemente la Lega. Perché sosteniamo la Lega? Perché innanzitutto stiamo lavorando alacremente, 100 giorni del governo di centrodestra, dopo tanti anni nei quali chiaramente non siamo riusciti ad imprimere con forza le nostre iniziative, oggi ce la facciamo. E come facciamo? Beh, con Matteo Salvini al Ministero dei Trasporti chiaramente si è veramente pestato forte sull'acceleratore, per cui grazie a Matteo Salvini innanzitutto si è lavorato e si sta lavorando per esempio per rivedere completamente il codice degli appalti. Uno dice: ma che mi frega a me del codice degli appalti, io faccio altro nella vita, non c'ho interessi nell'edilizia, nelle costruzioni. Aiuto, stava succedendo, vedi, parli di edilizia e costruzione, chiaramente devi mettere a posto questo sistema che ho arrabattato, poi ve lo faccio vedere, è incredibile, perché chiaramente noi cerchiamo di industriarci, e questa volta non ce l'ho fatta molto bene, poter fare le dirette assieme a voi. Allora vi dicevo, Salvini sta rivedendo il codice, guarda, uso lo scotch, appiccico dello scotch, e adesso teoricamente vediamo se merito un diploma da geometra. Comunque, a parte le battute, codice degli appalti, ancora, grazie a Matteo ci stiamo impegnando veramente per velocizzare l'operatività per la realizzazione delle opere pubbliche, che è una cosa fondamentale per questo paese, perché ricordiamolo, allora, le opere pubbliche, soprattutto quelle che, mamma mia, sappiamo, se ne parla da tanto tempo, decenni, eccetera eccetera. Allora, siccome si parla di alcune opere da decenni, io vi voglio dimostrare che in poche settimane, in pochi mesi stiamo riuscendo veramente a mettere a terra un sacco di cose. Nei prossimi giorni infatti daremo, l'auspicio è questo, chiaramente attraverso il CIPE, cioè il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, quindi dove sono seduti un sacco di ministri, daremo l'ok definitivo alla pedemontana piemontese, un obiettivo che ci eravamo preposti e che sicuramente porterà nei territori, in particolare nel biellese, assolute positività per la qualità della vita dei nostri concittadini, per la qualità della vita, per l'economia, perché ricordiamoci che se riusciamo a costruire, a realizzare un'opera pubblica più moderna, più efficace, più veloce, miglioriamo la qualità della vita di tutti noi, perché se raggiungi il luogo di lavoro, il luogo dove devi andare tutti i giorni con 10 minuti di anticipo, beh, in quei 10 minuti, in maggiore sicurezza,
con quei 10 minuti di anticipo puoi veramente investire su di te, sulle tue passioni, sulla tua famiglia, su quello che cavolo credi. E noi pensiamo cosa significa a livello di un annuale 10 minuti al giorno. Sembra nulla, ma alla fine sia per le persone, per noi stessi, sia per le aziende che con quei 10 minuti, sempre in un anno, possono veramente aspirare magari a fatturare un po' di più, a rendere più redditiva la loro azienda, a dare maggiori posti di lavoro, a pagare evidentemente un po' più tasse e quindi per questa ragione le opere pubbliche molto semplicemente moderne, efficienti, efficaci, sono degli strumenti per migliorare la qualità della vita di tutti noi e soprattutto viaggiare anche in maggiore sicurezza. Sappiamo, quali e quanti passi avanti hanno fatto le macchine, le vetture, rispetto ai livelli di sicurezza e da questo punto di vista, quindi, ancora una volta, miglioriamo la nostra qualità della vita. Dall'altra parte, purtroppo, ci sono ancora dei casi gravissimi, di mancato rispetto del codice della strada le tragedie che stanno avvenendo anche in questi giorni purtroppo ce lo dimostrano, quindi anche sul codice della strada Salvini ha intenzione di mettere mano, perché da un lato sicuramente è necessario aumentare i controlli, magari anche inasprire qualche multa, francamente questo lo valuteremo, può anche essere una fase secondaria, ma sicuramente bisogna migliorare la cultura con la quale ci si approccia all'utilizzo della strada, quindi delle macchine, dei camion, di tutto quello che chiaramente concerne il trasporto, la mobilità. Ancora stiamo lavorando per ottenere un risultato molto importante, cioè il completamento dell'alta velocità, o almeno di una importante parte dell'alta velocità, e cioè l'attraversamento ferroviario dell'alta velocità di Vicenza. Sì, perché noi abbiamo la grande opportunità di utilizzare dei mezzi di trasporto come i treni ad alta velocità che sono efficienti e ci permettono di raggiungere rapidamente praticamente tutte le grandi città italiane e perché stiamo anche investendo verso il sud, questo lo dobbiamo sempre ricordare, attraverso il PNRR, ma noi abbiamo molto spesso, o almeno ancora in alcuni tratti, delle Ferrari che purtroppo devono camminare su delle ferrovie, su delle rotaie che non sono adeguate a quelle Ferrari. Sarebbe come appunto usare delle Ferrari e poi da corsa e poi metterle sullo sterrato. Francamente anche no. E allora su questo, grazie al Ministero dei Trasporti, il DIPE e quindi il CIPE approverà nelle prossime settimane, ma già non prossime settimane, prossime, entro un paio di settimane, approveremo anche questa importantissimo investimento. Ancora stiamo lavorando per fare in modo che le regioni finalmente abbiano la distribuzione degli investimenti pubblici riguardo alla sanità. Sanità che è un argomento fondamentale per la vita, il benessere chiaramente di tutti noi e per questa ragione chiaramente il nostro lavoro spero si possa concludere positivamente, come vi dicevo, entro un paio di settimane e chiaramente anche di questo parleremo. Grazie a tutti quelli, a tutte le persone che ci stanno seguendo. Ciao Giulia, cosa c'è? Sinistroidi, ma lasciamoli perdere, guarda, ci interessano poco. Noi dobbiamo pensare positivamente a fare bene il nostro mestiere, il nostro lavoro, ognuno per quello che fa, logicamente. Il nostro scopo è quello di portare a casa i maggiori risultati possibili riguardo e rispetto a una cosa molto semplice: il programma elettorale con il quale abbiamo vinto le elezioni, con il quale gli italiani, insomma, sul quale gli italiani ci hanno premiato e che ha dei punti cardine, innanzitutto quelli valoriali, maggiore libertà. Più libertà dunque su tutti i fronti, dall'altra parte evidentemente l'impegno, il nostro impegno per sostenere le famiglie e le imprese. Come abbiamo fatto? Nei prossimi giorni, penso già domani, ci saranno le dichiarazioni di ARERA, che è un ente molto importante, che è quello che fa sostanzialmente, valuta i prezzi dell'energia elettrica. Questo è molto importante, cioè quello che verrà fuori da domani rispetto al tema delle bollette elettriche, perché io penso
ci sarà la prova del fatto che ancora una volta l'impegno del centrodestra e della Lega, per esempio con Giancarlo Giorgetti al MEF, è stato un impegno che ha premiato. E quindi io ritengo, e vedremo domani, ne parleremo chiaramente domani, che grazie ai 21 miliardi dei 36 che formavano la legge finanziaria, 21 miliardi sono stati investiti per contenere il peso delle bollette elettriche. Questo interessa e ha interessato le famiglie, interessa e sta interessando le imprese. Si è riusciti a tappare completamente il buco? Evidentemente no, perché è abbastanza chiaro, evidente che purtroppo la crisi energetica di cui è stata vittima l'Italia è stata una crisi gravissima che ci ha colpiti tutti, ha colpito le aziende, le famiglie, ma l'impegno del governo, l'impegno della Lega di calmierare questi prezzi che sono veramente esplosi, ancora una volta verrà dimostrato, immagino già nelle prossime ore, forse domani. Perché? Perché questo ha permesso di calmierare i prezzi delle bollette in maniera sostanziale. Purtroppo non ci si rende conto a volte di quale sia l'impegno, 21 miliardi sui 36 della legge finanziaria. Quindi qualcuno ci dice, ma potevate fare di più rispetto per esempio alla flat tax nella legge finanziaria. Innanzitutto abbiamo portato tanti... Parlano, ma noi abbiamo portato a casa in legge finanziaria l'innalzamento della flat tax fino a 80.000 euro, un risultato che è uno step, che è un gradino per arrivare all'obiettivo chiaramente di aumentare questo livello di tassazione piatta, che chiaramente è un livello di tassazione più semplice, per cui è più semplice pagare le tasse, ma è una tassa piatta che permette specchietti per le allodole. Ricordo, caro Mario, che questi sono fatti, gli specchietti per le allodole forse li racconta qualcun altro. No, io vi sto descrivendo, caro Mario, ti sto descrivendo quello che noi abbiamo fatto e non c'è bisogno di fare una ricerca, non c'è neanche bisogno di affidarsi a quello che vi racconta Morelli. Basta andare su Google, fai una bella googolata, caro Mario, e guarda e verifica il tema della flat tax. Fai una bella googolata e verifichi quanti miliardi ha investito il governo in centrodestra per calmierare il prezzo delle bollette. Fai una googolata e trovi l'impegno di Matteo Salvini rispetto alla velocizzazione per la realizzazione delle opere. Primo tra tutti, chiaramente, il tema del codice degli appalti. Fai una bella googolata e trovi come il CIPE, cioè il comitato che io di cui io sono segretario in seno al governo, abbia permesso di investire 4 miliardi e mezzo, chiaramente nei prossimi anni, da qui ai prossimi anni, per ANAS, per infrastrutture, per modernizzare, per mettere in sicurezza, di questi 1 miliardo e 8 per la messa in sicurezza di opere che già oggi sono esistenti. Quanti si lamentano, giustamente, in quanti ci lamentiamo della vetustà, del fatto che alcune nostre strade non sono adeguate all'anno 2023, grazie a 1,8 miliardi che è stato messo dal Ministero dei Trasporti, messo a disposizione di ANAS e con la piena approvazione del Dipartimento che mi onoro di rappresentare, questi soldi vengono messi a terra. Ma attenzione, questi 4 miliardi e mezzo non sono solo un investimento che chiaramente migliora il livello sicurezza delle strade e le migliora a 360 gradi, ma questi 4 miliardi e mezzo permettono veramente di fare investimenti che significano posti di lavoro sui nostri territori, sui territori diffusi di tutta Italia. Quindi investimenti importanti da una parte, chiaramente per migliorare la qualità della vita di tutti noi, come descrivevo prima, ma dall'altra parte anche veramente far girare l'economia in senso positivo, perché una volta tanto si costruisce, si fanno le cose, perché questo è un nostro piglio, chiaramente, la concretezza e la competenza nel fare le cose. Una competenza che è dimostrata dai 30 anni positivi di gestione della Lombardia, che la Lega ha oramai come una stelletta e che ancora una volta noi possiamo riportare come un grande successo.
Insomma, noi siamo dalla parte del fare, noi abbiamo intenzione di realizzare con un governo che durerà 5 anni e con 2 grandi regioni, forse le 2 più importanti, cioè la Lombardia e il Lazio, nell'ambito della grande famiglia del centrodestra. Questo è un dato assolutamente positivo, perché mentre gli altri parlano di 41 bis sì, 41 bis no, se oggi abbiamo visto una notizia che veramente ci ha fatto accapponare la pelle, l'ha citata anche Matteo Salvini prima nel suo intervento, perché dovete sapere che una delle notizie di oggi è: evaso dagli arresti domiciliari l'ergastolano. No, scusa, ripeto, ergastolano evaso dagli arresti domiciliari. Ma se è ergastolano, come fa a evadere dagli arresti domiciliari? Evidentemente c'è anche questa opportunità e dal nostro punto di vista anche questa è una totale assurdità. Allora, mentre noi battagliamo per fare le cose, per mettere a terra gli investimenti, per dare posti di lavoro, per permettere alle aziende, alle famiglie di sopravvivere, non parlando, escludendo il tema del reddito di cittadinanza, ma dando lavoro vero, ecco, gli altri stanno a discutere se un tizio che ha gambizzato un'altra persona, che ha causato gravi danni, bombe carta, eccetera, eccetera, che è stato condannato per terrorismo, debba rimanere al 41 bis, sì o no. Ma questo, guardate che siamo veramente alla follia. Cioè, io adesso, in un altro paese, guardate, adesso un marziano ci sta guardando questa diretta e sente raccontare queste riflessioni, questo racconto, perché poi sono racconti di fatti, di cronaca, di cose che succedono normalmente, perché questo è il dato di fatto. Beh, il marziano dice: ma questo qua cosa sta facendo? Sta raccontando una fiction, non è vero quello che sta dicendo. E invece, ragazzi, è proprio tutto vero, è incredibile. È uscito perché doveva andare a votare. No, non è vero, Anna è un po' cattivella, maliziosa, la nostra Anna, che ringrazio. Saluto anche Patrizia, saluto tutti voi che mi state seguendo in questa breve diretta, anche se sono le 8:30, tante persone stanno mangiando, c'è il TG1 che è inguardabile, c'è la Rai che è inguardabile, oramai è una cosa veramente imbarazzante. Ah, ecco, la cosa più vergognosa è che a Sanremo ci sia Zelensky e noi paghiamo. Boh, Zelensky, non Zelensky. Francamente, la Rai purtroppo è diventata una roba talmente imbarazzante che è complicato definire quello che sta succedendo. Mi piacerebbe sapere da voi però che cosa ne pensate, che cosa bisogna fare, che cosa bisognerebbe fare. Non guardo la TV spazzatura, dice Giulia. Vabbè, non esageriamo, però quello è, ricordiamocelo, quello è servizio pubblico, cioè oltre a essere pagato da noi, che insomma questo è già l'ABC, quello è servizio pubblico e dovrebbe dare un servizio di informazione neutra, per lo più neutra, a tutti noi, e guardando anche alla possibilità di aumentare il livello di cultura all'interno dell'offerta televisiva del servizio pubblico. Tanti auguri, perché su questo sono veramente interessato. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate voi e cosa noi possiamo fare nelle nostre regioni che stanno andando al voto, in particolare Lombardia e Lazio. La Lombardia, chiaramente, in Lombardia chiaramente vogliamo continuare un percorso positivo che ha permesso e permette alla Lombardia di essere la regione che sostanzialmente sostiene il paese con il 25% del PIL. Solo la Lombardia dà al resto d'Italia il 25%, cioè per il bilancio nazionale vale per il 25% del PIL. Dall'altra parte, logicamente, il Lazio ha la necessità di vedere un cambio di gestione, un cambio di politiche, un cambio di una cancellazione delle ideologie, quelle ideologie che sono rimaste al secolo scorso, anzi al millennio scorso, e che oggi noi dobbiamo cancellare, perché persino, tu pensa, oggi ho scoperto che nel Lazio se una persona purtroppo sta male e finisce in un ospedale, e in quell'ospedale non c'è posto e bisogna cercare un altro posto in un altro ospedale, beh, sapete com'è?
nel Lazio funziona la sanità, come fanno a cercare un posto letto, un luogo dove poter dare l'assicurazione alla persona che sta male e alla famiglia? Con il fax. Col fax. Nel 2023. Cioè, adesso io non sto dicendo i social media, qua, le telecomunicazioni 5G, le cose interstellari o Star Trek. Questi nel Lazio, la regione governata dal PD nel Lazio, usa ancora per la sanità il fax. Per me è pazzesco, è una roba da fuori di testa. Però evidentemente per loro è andata bene così. Ma i laziali, i nostri concittadini del Lazio, hanno l'opportunità di cambiare. Come cambiare? Cambiare con votando Rocca chiaramente come presidente e la Lega come partito. Ci sono tanti nostri rappresentanti che voi potete anche premiare con il vostro sostegno nelle preferenze, ce ne sono tantissimi, basta vedere, guardate il sito della Lega e ne trovate tanti, sia nel Lazio che in Lombardia. Vi ricordo che i collegi regionali sono collegi sulla base provinciale, quindi in ogni provincia c'è una piccola quota di nostri rappresentanti che possono essere eletti, e in ogni provincia, se sei di Roma, potrai vedere sul collegio provinciale di Roma chi puoi votare, chi puoi inserire tra le preferenze. Altrettanto vale chiaramente in Lombardia, se sei di Como potrai mettere i candidati della Lega sul collegio di Como. Quindi l'auspicio è che tutti noi facciamo la nostra parte. Noi oggi stiamo lavorando per portare a casa dei risultati molto importanti, alcuni ve li ho citati, i miliardi legati alla sanità che vengono divisi chiaramente, assegnati alle regioni, gli importanti investimenti che riguardano la pedemontana piemontese e l'alta velocità, l'attraversamento dell'alta velocità nella città di Vicenza. Ancora stiamo lavorando per molte decine di milioni di euro, ma anche su questo sarò più preciso in sede di approvazione chiaramente, per quanto riguarda il settore della cultura. Il nostro impegno è quello di inserire, ritornare ad avere dei valori profondi, e anzi ringrazio anche qui il a Roma hanno mangiato anche il Colosseo, dice Pier Giorgio. Questo non lo so, il Colosseo c'è ancora, questo te lo assicuro, ma ti do anche un'altra informazione che il signore di prima potrà anche questa andare a verificare su Google. Grazie a Matteo Salvini si sta lavorando perché a Roma finalmente anche la metro C abbia veda la fine, perché questa è oramai una leggenda sta metro C. Tu passi davanti al Colosseo, ci sono i lavori della metro C, ma oramai da tanto tempo. Ecco, la metro C, grazie a Matteo Salvini, si sta avvicinando verso un percorso di chiusura dei lavori, grazie ai 2 miliardi investiti proprio per chiudere una grandissima, grandissima opera di cui la nostra capitale ha la necessità. Anna mi dice, anche nella mia Calabria bisogna fare l'alta velocità. Anna, grazie all'impegno della Lega, anche al governo, chiaramente in Calabria arriverà un'importante velocizzazione. Da questo però deve partire e passare, dobbiamo passare anche a un cambio di mentalità. Quel cambio di mentalità vuol dire passare alla politica del sì, al sì alle opere, e quindi velocizziamo fino alla Calabria. Sicuramente stiamo lavorando per velocizzare in Sicilia, e di questo, se volete, possiamo parlare in una prossima diretta, ma non possiamo non prevedere anche la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, che è logico, no? Fai la velocizzazione fino a Reggio Calabria, fai la velocizzazione in Sicilia, e poi non è che puoi pensare di scendere da uno dall'altro treno e prendere il traghetto per attraversare il tragitto tra Messina e Reggio Calabria. Una totale follia. Quindi chiaramente il ponte sullo Stretto sarà un nostro grande obiettivo. Noi stiamo lavorando per tutto questo, il compito, il lavoro civico
che ognuno di noi, che ognuno di voi ha da fare è quello di andare a votare il 12 e 13 febbraio, invitando più persone possibili chiaramente ad andare a votare, invitando chiaramente ad andare a votare la Lega. Ciao ragazzi.